Sulla potenza vegli di mio padre. Sì, il mio salvatore, ti imploro. Il mio alleato nella battaglia. Io vengo a questa mia terra. Io ritorno. E su questa tomba, a mio padre, grido la invocazione sacra. Odi mio padre, ascoltami. E già una ciocca di miei capelli a Inaco offersi, al fiume che nutrì la mia fanciullezza. E una seconda. Questa. Consacro ora al padre che piango. Non era presente io, padre, a piangere la tua morte. Non distesi io la mano al tuo funerale. Corteo è questo che avanza di donne in neri pepli avvolte. Quale sventura io devo immaginare ancora? Un dolore nuovo si è abbattuto sulla mia casa. O forse, così mi sembra. Queste donne a mio padre recano libami, le offerte che placano i morti. Certamente questo. Che anche Elettra io vedo venire avanti, la mia sorella. La riconosco fra tutte nel suo lutto doloroso. Oh Zeu, fa che io vendichi la morte di mio padre. Sii mi tuo alleato benevolo in questa battaglia. Pirade, ritiriamoci da parte. Voglio capire meglio il perché di questa litania di supplici donne. Siamo mandate fuori dalla reggia a recargli bagioni. Colpi aspri di mano risuonano e le guance segnate sono di lacrime. E sempre di gemiti nutrisi il cuore. E strappi laceratori di intessuti lini stridono ai colpi dolorosi. Intorno alle persone fluttuano pepli battuti da sventure che non sanno riso di cielo. Nel colmo della notte, in suo chiaro linguaggio, il dio dagli irti capelli, profeta di domestici sogni, fece risonare un pauroso ululo dai recessi della casa,
greve cadendo giù nelle stanze delle donne, dal sonno spirando vendetta. E di questo sogno gli interpreti, che dal Dio hanno voce di verità, dissero che sotterra i morti irosamente gemono e chiedono vendetta contro gli uccisori. E grazie a Bramando al riparo di mali, qui ci spinge Clitennestra, la femmina maledetta. Ma quale lavacro può espiare sangue a terra caduto? Ai, focolare di ogni miseria. Ai, casa nell'abisso travolta. Tenebre impenetrabili al sole, dai viventi aborrite, la casa ricoprono dopo la morte del re. Quanto a noi, poiché gli dèi questa dura sorte ci imposero e lungi dalle case paterne ci gettarono in questo destino di schiave, giusto o non giusto sia, e pur contro il nostro animo, dobbiamo obbedire a chi comanda. E contenere l'amaro odio. E qui, sotto i veli, la miseranda fine piangiamo del nostro re, in questo dolore che celiamo irrigidite. O mie ancelle della casa custodi, che siete qui meco venute a questa offerta propiziatrice, datemi consiglio. Che debbo dire versando queste libagioni di dolore? Quale parola devo proferire che gli sia gradita? Quale preghiera al padre rivolgerò? Posso dire che da parte di sposa amata a sposo amato reco io queste offerte. Sì, da parte di mia madre. No! Non ho cuore per questo. O pregherò che egual dono egli ricambia a coloro che inviano queste corone. Dono che degno sia del male che gli patì. Oppure, in silenzio, con atto di spregio, ai, padre ucciso, gettati alla terra questi libami, indietro ritorni così, come uno che sozzure gitta e butta via il vaso e gli occhi torce. Soccorretemi, amiche, in questo consiglio. Un comune odio abbiamo nella casa. Non vi chiudete dentro nel cuore per paura. Egualmente il dì fatale attende colui che è libero e colui che è soggetto al cenno di un padrone. Parlate. Come un altare veneriamo la tomba di tuo padre. E dunque, poiché così vuoi, ti diremo schietto il nostro pensiero. Parlate come la reverenza vi ispira di questa tomba. Versa i libami e solenni voti pronuncia, ma solo a quelli che gli sono benevoli. E chi dei suoi posso io chiamare con questo nome? Te stessa, anzitutto. E chiunque odia Egisto. Per me, dunque, e per voi farò io questi voti. Ricordati di Oreste. Oreste, Oreste. Anche se lontano. Ah,
bene hai detto. Assai bene. Mi hai richiamato il ricordo. E contro i colpevoli dell'uccisione, ricordati! 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 Che devo dire? Istruitemi. Io non so. Guidatemi. Che contro costoro qualcuno venga, o Dio o mortale. Giudice, dico, o giustiziere. Dillo senza timore, uno che ricambi morte con morte. Ma questo non è empio per me domandare agli dèi. E forse è empio che il malvagio sia ripagato del suo male. Messaggero potente degli dei del cielo e degli dei dell'Ade, vieni in mio soccorso. Erme, reca tu per me questo messaggio e fa che mie preghiere ascoltino i demoni di sotterra, custodi vigili del sangue di mio padre. Quest'acqua lustrale sulle mani versando, i morti invoco e dico, padre, abbi pietà di me e la luce del tuo Oreste riaccendi nella casa, che noi come errabondi siamo e venduti da quella stessa che ci generò, la quale un altro uomo prese in tua vece. Egisto, il complice della tua morte. E come schiava io sono, e in bando dei suoi beni è Oreste, ed essi, arrogantemente, in mezzo al tuo faticato regno, spadroneggiando, tripudiano. Ah, torni qui, Oreste, e fortuna l'accompagni. E a me concedi che più casta io sia della madre, e più pure siano le mie mani, tali per noi i nostri voti, ma per i nemici io invoco che apparisca, o padre, il tuo vendicatore, e quelli che hanno ucciso a loro volta siano uccisi, secondo giustizia. Questo io frappongo alla loro preghiera maledetta contro loro, lanciando questa maledizione. E tu, dall'Ade, sì, il mio salvatore, ti imploro, il mio alleato nella battaglia. Io vengo a questa mia terra. Io ritorno. E su questa tomba, a mio padre, grido la invocazione sacra. Sulla potenza vegli di mio padre.